chiuso, non penso che lui da solo possa aprire. Ah no, invece sì. Dai, dai, dai. Più forte di quello che sembra. Attenzione, vediamo i primi bagliori di luce. Ragazzi, questo titolo è veramente molto molto evocativo, veramente poetico, veramente finora eccezionale, cioè un impatto straordinario. Come Limbo, forse più di Limbo a livello emotivo, sicuramente. Lì ci sono delle persone in attesa di salire sul camion. E quelle sono altre persone cadaveri. Anche loro, appunto, svuotate da qualcosa, dalla personalità, insomma, dal cervello. Dei cadaveri ambulanti, degli zombie non zombie. Non si capisce. Ok. Di fatto io non so, bello che mancano i tutorial e ci mancherebbe altro che ci fossero tutorial in un gioco del genere. Ma così la catena si è salita troppo, quindi devi spingerlo al massimo fino a farla scendere. Ok, ok. Però poi abbiamo bisogno di un modo per... Non c'è un altro maialazzo, vero? No, possiamo arrivarci tranquillamente. Sì, ok. Dondoliamoci. Spacca il vetro. Sì, secondo me sì. L'unica. Ah no. Ah, ma non è... Ah no, mi sembra... Non era un salto nel vuoto. Non avevamo visto bene. Pensavo di sì. Altri pulcini. Sono altri pulcini. Che carina sta... No, erano uccellini, sono sì. Sono uccelli. Quella cosa casca, quella cosa deve cascare, secondo me. Eh sì. Si troverà un modo. Pure no, chi lo sa. Ah sì, perché dobbiamo salire sopra. Devi saltare. Ok, possiamo ruotarlo finché è qua sotto. Ah, ok, giusto. Fare così. E adesso ci arrivi. Non era difficile, in effetti. No, non infatti. Finora difficile, assolutamente niente, però. Dai. Bravo. È una cassaforte, eh? Sfonderà il pavimento. No! Cazzo! Potevo comunque nel dubbio allontanarmi. È una cassaforte, sfonderà il pavimento. Molto bene, quindi adesso possiamo... Ma comunque certe cose sono un po' trial and error, perché... Sì, adesso dobbiamo andare in quel buco che si è venuto a formare. Un buco di Breaking Badiana Memoria. C'è? No! Sì. Ah, meno male. A sinistra c'è un... No, beh, non penso niente. I rumori, i suoni sono veramente fatti... Sì, sono azzeccati. Fatti molto... Ragazzi, queste sono... È ovviamente una first blind run, cioè nel senso siamo... La nostra prima run su questo titolo. Qui c'è un altro controllo mentale, eh. Ok, chi sto smuovendo? Chi sto... Quello là è indietro. Ah, eccolo. Sono due. E che fanno? È un enigma. Ci sono, vedi, delle luci che si accendono lì. Se lui sta lì, si accende la luce verde in basso a destra. Se vedi. Ah, già, vero. Io devo fare in modo di farle scendere. Come? Ok. Ah, ho aperto quella cosa. Ah, giusto, adesso chiudi la porta. Chiudi la porta. Così la loro distanza si riduce. Molto bene. Vediamo, può essere una stupidaggine. Andiamo a allontanare il più possibile. Forza. No, quello lo devi fare andare più lontano. Sì, infatti. Stessa cosa comunque, nel senso che adesso hanno la stessa identica distanza, vedi? Okay. Va bene. Perfetto. Ragazzi, che bello questo gioco. Sì, infatti molto bello. È un po' sullo stile minimalista, alla Limbo, Braid, sì. Unravel, però molto più... Sì, mi ricorda Unravel, però sì. Devo dire che questo ha quel... È molto più, oppure Lost Winds, non so se... Sì, questo sì, genere, certo. Di titoli in cui sono richiesti pochi comandi, poche azioni, però veramente di grande impatto emotivo. Adesso siamo arrivati alla città, no? Sono sempre fabbriche.
ce la facciamo di tetto in tetto, neanche di che. No! Cazzo! Salta, salta! Neanche un po' di Mirror's Edge sotto questo punto sì, di vista. Sì, o di Uncharted. Sembra un Nathan Drake. Ah, sembra non allontanarsi mai, perché comunque vedi che nello sfondo si vedono sempre questi sì, uomini sì, sì. Senza cuore, testa. Senza testa. Brain dead. Ma veramente inquietante, signore. Veramente, ma... ragazzi, ma... c'è pazzesco. Dai! Forse volevano fare di lui un altro zombie di questo. Sicuramente. Però sono tutti adulti, se ci fai caso. Non ci sono bambini. No, non sembra. Oh. Sono un uomo semplice, vedo una scala, salgo. Però stavolta non era il caso, secondo me devo spostarla, sì, esatto. Grande. Pochi tasti ti per invita controllare a guardare l'azione. Le cose sì. Da diverse prospettive. Sì, sì, sì. Perché abbiamo fatto questa cosa? Non lo so, ma secondo me andava fatto. Mettiti qua dietro, bravo. Ok, continua. Va bene qua dietro. No! Dai! Prima dovevi aprire. Caspita! Caspita! Queste luci abbiamo capito che quindi va fatta questa cosa, ovvero prima andiamo ad aprire. Eh sì, perché sennò ci ammazzano. Questa. Però siccome questa l'ascensore non funziona, dobbiamo andare ad attivare l'ascensore sì. Coperto. Ok, questo abbiamo capito dopo essere morti una volta, insomma. E poi anche gli altri sono tipo arpionati con queste... Sì, 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 questi sono due malcapitati che... fuggiaschi probabilmente, vedi? Sono ancora vivi. Sì. O no? Sì, sì. Sembrano ancora... Sì, no, forse hanno ricevuto quella scarica elettrica appena si sono riattivate queste macchine, giusto. Ma in realtà sono morti. Cosa orrenda. Io nel dubbio mi ero sì, attaccato quanto più bene. Possibile alla parete.